Amici in visione d'ascolto, immagini che vi giungono dallo stadio comunale di Locri, di fronte per il campionato di eccellenza il Locri con la Vigor Lamezia. Andiamo subito a vedere gli schieramenti che hanno predisposto i due allenatori, andiamo a vedere subito lo schieramento che ha composto mister Gatto per quanto riguarda la Vigor. Schierato con Mercuri, Villella, Virricchio, Ottonello, Bertini, Torcasio, poi Crucitti, Gutta, Russo, Marano e Commisso. In panchina tiene Gatto il numero 12 Marino, il secondo portiere, poi Iannazzo, Gigliotti, Ferraro, poi Perri, Mosciaro e Cristaudo. Andiamo a vedere il Locri. Locri a trazione anteriore, obbligo vincere oggi per allontanarsi dalla zona pericolosa. Ciccio Ferraro predispone Loccisano, Lepre, poi Pasqualino, Viscomi, Olivieri, Benci, Barberi e poi Matellicani, e all'attacco a tre Gervasi, Libri e Papaleo. In panchina il numero 12 è Caputo, poi Ricciardi, Artuso, Romano, Carvelli, Episcopo e Rizzo. Arbitrerà l'incontro il signor Costa di Catanzaro, collaboratori il signor Codispoti, anch'esso, anch'egli di Catanzaro. Celestino invece è il collaboratore di destra, è quello di Reggio Calabria. Tutto pronto dunque al comunale di Locri per dare il via a questa gara. Gara, vi dicevo, importante per il Locri, un po' meno per la tranquilla Lamezia Terme, Vigor meglio, questo è il nome della società, Vigor Lamezia, che dovrà fare il compitino in sostanza, visto la tranquillità che avrà, che ha già in classifica, in quanto playoff praticamente quest'anno, in quanto sta evolvendo, non si disputeranno. Per via delle due formazioni che stanno avendo la meglio in questo campionato, ovvero l'Isola e la Cittanovese, incollate lì in classifica ad un solo punticino una dall'altra. Intanto la gara è partita, calcio d'inizio per il Locri. Libri, prendere subito il pallone spedito in avanti, prima occasionissima Papaleo. Papaleo c'è fuori gioco, fuori gioco fischiato a Papaleo dal direttore di gara. Abbiamo anche problema di visione, un bandierone praticamente ci impedisce di vedere la porta addirittura. Chiediamo se qualcuno degli addetti può riferire di spostarsi con la bandiera. Intanto prosegue il gioco, Vigor in avanti, parte il cross, attenta al momento la difesa, poi parte un tiro destinato al lato, dato fuori. Attenzione al gioco del Locri in difesa, Vigor che si riprende il pallone, spedito poi in avanti, tiene palla, poi lancio ancora sulla destra, pallone che finisce in fondo. Non è accaduto praticamente nulla in questo primo minuto di gara. Risultato ovviamente 0-0, abbiamo appena cominciato. Tanto Loccisano sul pallone per il rinvio. Libri non ci arriva di testa, Pasqualino invece sì, poi Libri si riprende il pallone, lotta a due, subisce forse un fallo, fa proseguire il direttore di gara Lombardo, Papaleo aveva innescato l'attacco di Gervasi, fermato, poi è Lepre, giravolto di Lepre, Benci spedisce male, attenzione al break Vigor, attento però Olivieri sul pallone, buona la sua guardia, Gervasi direttamente sull'uomo. Mani contro il volto del difensore, se ne avvede il direttore di gara. Calcio di punizione a favore della Vigor Lamezia, 2 minuti di gara a Locri. Vigor che prova il suo giro palla, allarga il gioco su Villella. Parte il lancio di Villella in avanti, ancora Vigor che prova a giocare con ordine, pallone distribuito ancora a destra, c'è però Olivieri che ha la meglio
Sigiro Oliveri consegna il pallone al faro laterale, quindi si riprenderà con il faro laterale a favore del Locri, zona d'attacco. Pallone che non è nel rettangolo di gioco. Gervasi invece va a farsi medicare a bordo campo, qualche problema alla coscia. Locri momentaneamente in 10, deve lasciare però il bordo campo, andare dietro la linea per proseguire l'incontro. Ecco la rimessa laterale è già avvenuta, la testa quella di Oliveira, attenzione alla vigor, pericolosamente al limite dell'aria il tiro, abbastanza velitario, raggiunge le braccia di Loccisano che può subito allargare su Lepre. Lepre si fa trovare pronto, parte il lancio in avanti all'indirizzo di Papaleo, legge bene poi Bertini per la vigor le intenzioni dell'avversario, rinvia, spedisce il pallone in avanti, ancora Locri che insiste, l'anticipo, poi a centrocampo si lotta sul pallone, ancora Virricchio, lancio Sbilenco in avanti, sbagliato, rimessa dunque per il Locri, fallo laterale. Fallo laterale dunque, ecco che sta per essere battuto, fatto in questo momento. Papaleo non riesce ad agganciare Vigor, costretto a difendersi, poi tenta una ripartenza a due, attenzione, più lesto è stato Bench a ricoperarsi il pallone, poi Libri, palla al piede, Libri, parte il tiro fuori, tiro scoccato da Libri. Si riprende dunque con calcio di fondo assegnato alla squadra ospite. C'è Mercuri che si attarda a riprendere il gioco. Gervasi intanto ha fatto di nuovo il suo ingresso nel campo, è stato medicato a bordo campo. Ancora il palleggio dell'Ocri, Gervasi all'indietro per Pasqualino, poi è attento Viscomi, pallone all'indietro, poi Oliveri. Lancio in avanti Papaleo, ancora non può arrivarci Libri perché è attento Commisso a liberare l'attacco dell'Ocri, ancora a centrocampo il gioco che è una sorta di ping pong, poi guadagna in qualche modo il pallone la Vigor che prova ad uscire sulla destra, Villella parte il cross, errore poi in fase di disimpegno per il Locri, Viscomi ha sbagliato, quindi rimessa laterale per la Vigor Lamezia, va Torcasio sul pallone per l'esecuzione del fondamentale affidato appunto a quest'ultimo, già eseguito, puntati in avanti, ancora la testa precisa stavolta di Oliveri a liberare, ancora Pasqualino, poi Libri prova a mettere ordine, Libri tiene il pallone, Pasqualino ha difficoltà nello stop anche perché il passaggio è stato impreciso, Vigor che prova dall'altra parte, anzi no, ci ripensa, tiene il pallone Gervasi, prova ad andare in pressing, ultimo tocco è nero-verde, quindi fallo laterale a favore dell'Ocri in fase d'attacco. 6 minuti di gioco, 0-0, non è accaduto nulla qui al comunale di Locri. Libri intanto, il palleggio di Libri, la puntata poi in avanti per Papaleo, tiene palla all'indietro, ancora è stato Viscomi ad alleggerire su Pasqualino, poi Papaleo tiene palla a due davanti, Papaleo potrebbe crossare, parte il cross sotto misura e gol, no, illusione del gol, pallone consegnato in angolo perché l'ultimo tocco dovrebbe essere nero verde, sarà angolo a favore dell'Ocri, quindi è stato calciatore avversario, ovvero della Vigor, a toccare per ultimo il pallone dando anche l'illusione del gol. Papaleo andrà ad impattare per il tiro d'angolo a favore della squadra locrese, ecco Papaleo parte il tiro d'angolo sbagliato, però battuto in maniera maldestra a mio avviso, fallo poi in attacco
del Locri è stato commesso da Matelli Cani, quindi calcio di punizione per la Vigor Lamezia. Vento che ha aumentato un po' la sua intensità, soffia trasversalmente al campo, quindi non dovrebbe tuttavia dare fastidio alle due squadre in campo e terreno come sempre polveroso questo dell'impianto locrese. Ancora Libri ha il problema di girarsi, allora alleggerisce su Oliveri tiene palla, poi in becca Viscomi, ancora in avanti Iervasi che si è fatto trovare pronto, Pasqualino liberato a sinistra, l'imbucata che non riesce perché Papaleo era leggermente in ritardo, poi Oliveri rinvia in avanti, pallone riconsegnato a Mercuri, non accade nulla al momento, reti inviolate qui a Locri. Ecco il rilancio in avanti, Oliveri ha forse commesso fallo, infatti è così, ha spostato l'avversario, calcio di punizione per la Vigor Lamezia. Vigor che può tornare in avanti e lo fa con Ottonello. Ottonello, calcio di punizione, sta per essere battuto col sinistro, tutto il Locri in ripiegamento, parte il cross verso l'area di rigore, aggancia in maniera eccezionale, devo dire, Barberi, poi libera il pallone Iervasi, ripartenza Locri ma sono solo due, poi c'è anche il direttore di gara di mezzo, ma l'errore è quello di Iervasi che ha visto la traiettoria chiusa proprio dal direttore Viscomi, poi ancora Iervasi, Viscomi ancora, parte il cross, è buono stavolta per Papaleo, posizione di regolare però, sbandiera in ritardo non appena il calciatore locrese si prende il pallone, il segnalinie Codispoti di Catanzaro ha dato il fuorigioco. Gioco che intanto è ripreso, Papaleo allarga in maniera sbagliata, poi fallo netto di Papaleo in ritardo, ecco il giallo per Papaleo, era nettamente in ritardo e quindi calcio di punizione per la Vigor Lamezia. Vigor che può usufruire di questo tiro piazzato. Annotiamo anche il primo giallo mostrato a Papaleo, davvero ingenua questa sua ammonizione presa, era in un punto dove non poteva essere pericoloso la squadra della Lamezia e nemmeno ci poteva stare una ripartenza, quindi un calciatore esperto come Papaleo non deve commettere questi errori. Tanto gioco che continua, Benci allarga sull'Epre, ancora Benci, Oliveri, c'è Libri pronto a ricevere, invece si opta per il lancio in avanti di Papaleo, ancora una volta anticipato. Allora calcio, rimessa laterale già effettuata, Libri sul pallone, perde palla, ancora Viscomi, poi il tiro scoccato finisce alto, è stato Matelli Cani a impattare di destro e a dare, spedire il pallone sul fondo. Siamo allo studio per darmi conferma se siamo in diretta su Telemio oppure no, perché non riusciamo a capire ciò. Libri intanto, poi eventualmente no, ancora insiste il Locri con Matelli Cani, allarga il gioco, c'è sul pallone Oliveri, Libri perde palla, attenzione alla ripartenza della Vigor,
arriva il l'imbucata al centro, ma nell'area di rigore, ma è tutto inutile perché c'è posizione di offside, posizione di fuorigioco fischiata alla Vigor. Non accade nulla praticamente qui sul rettangolo di gioco di Locri. Benci intanto per il Locri, errore, poi aspetta la palla libri, distrazione che, di cui si deve stare attenti perché poteva essere fatale. Ancora libri per il Locri, Viscomi innescato, parte a sinistra, poi Gervasi cerca di tenere palla, toccato da dietro, calcio di punizione a favore della Vigor, proteste veementi del calciatore della Vigor Lamezia, convinto di aver toccato il pallone, in realtà è entrato anche sulle gambe di Gervasi, quindi calcio di punizione a favore della squadra locrese. C'è Viscomi sul pallone, allarga il gioco all'indirizzo di Libri, Libri prova ad andare l'uno contro uno, Libri lo salta, ancora Pasqualino dentro l'aria, pallone che viene toccato, solito bandierone che ci impedisce praticamente di vedere parte del campo. Calcio d'angolo a favore dell'Ocri, tutto il Lamezia in area di rigore a difendere. Angolo dunque a favore dell'Ocri. Eccoci finalmente collegati con il comunale di Locri. C'è un calcio d'angolo scoccato dall'Ocri, finito adesso ancora una volta per un altro angolo dall'altra parte. No, c'è stato un fallo, dice le bandierine. Abbiamo visto alzare dunque la bandierina. Antonio, ti do le formazioni. Intanto Locri schierato con Loccisano, Lepre, Pasqualino, Viscomi, Olivieri, poi Benci, Barberi, Matellicani e attacco a tre con Gervasi, Libri e Papaleo. Risponde la Vigor con Mercuri, Villella, Virricchio, Ottonello, Bertini, Torcasio, Crucitti, Guttarusso, Marano e Commisso. E Ferraro lascia in panchina Caputo come secondo portiere, poi Ricciardi, Artuso, Romano, Carvelli, Episcopo e Rizzo in panchina per Gatto, ha tenuto Marino, Iannazzo, Gigliotti, Ferraro, Perri, Mosciaro e Cristando. Arbitra l'incontro il signor Costa di Catanzaro. Attenzione intanto alla Vigor, pericolosamente al limite dell'area di rigore, spostato dal lato sinistro, ma c'è posizione di offside. Tanti fuorigioco in questo primo tempo decretati da Costa, che dirige l'incontro di Catanzaro. I collaboratori sono Codispoti, anch'egli di Catanzaro, e Celestino di Reggio Calabria. Si riparte con un tiro di punizione a favore dell'Ocri. Viviamo il sedicesimo di gara, non è successo praticamente nulla qui al comunale di Locri. Reti inviolate 0-0, e c'è già un ammonito ed è Papaleo. Papaleo reo di aver colpito da tergo un calciatore della Vigor e quindi punito dal direttore di gara. Insiste però il Locri, Matellicani prova ad andare via, invece viene fermato. Attenzione alla ripartenza della Vigor Lamezia con quattro uomini adesso, perché arriva a supporto un compagno di squadra, si è liberato sulla destra Torcaso tiene palla, l'uno contro uno di Torcaso, poi è costretto a tornare sui suoi passi, pallone alleggerito in avanti ed è il Locri che prova a riconquistare palla e non ci riesce perché è stato fermato da Villella. Villella poi a sua volta perde palla, Viscomi, ci passano davanti, diventa davvero difficile riuscire a operare in queste condizioni. Ancora insiste la Vigor, Locri ha perso palla, lancio in avanti quello di Virricchio, c'è attento Lepre che può domesticare il pallone, Lepre lo fa andare via, in fallo laterale non ci riesce perché subisce il fallo, calcio di punizione per il Locri, toccato da dietro, Lepre, è stato Russo a intervenire, pallone spedito in fallo laterale, ma tutto inutile perché il direttore di gara ha fischiato il calcio di punizione a favore della squadra locrese. Si riprende con il tiro di punizione.
punizione già battuta. Ancora Libri, va via l'avversario. Lancio poi per Pasqualino che non ci può arrivare. Pallone che viene perso da Locri. Tiro di fondo che arriva adesso, Benci di testa, poi Gervasi non riesce a prendere il pallone, Viscomi, Libri lo mette giù, lancio in avanti Papaleo, poi Gervasi impatta di destro, tiro facile però per Mercuri che riesce a catturare il pallone, pronto già al lancio in avanti. Viscomi allarga il gioco all'indirizzo di Oliveri, poi Libri. Libri tiene palla, poi Viscomi, Benci ancora. Matellicani allargato a destra, ancora Libri dall'altra parte già, poi tiro di Libri da dimenticare. Altro errore, tempo che scorre inesorabilmente, ventesimo di questo primo tempo, reti inviolate qui al comunale di Locri, 0-0. Gioco che è ripreso intanto Viscomi, lancia in avanti, Gervasi non se ne è veduto di quella sorta di imbucata che aveva predisposto il suo compagno di squadra. Pallone già perso ed è Mercuri sul pallone per il rilancio in avanti. Di testa Oliveri a svettare, poi Libri giù. Ancora su Oliveri, poi Benci pericolosamente, i due sul pallone, quindi poi riesce Benci meglio ad uscire da quella fase. Libri, pallone spedito poi in avanti, ancora attento il centrocampo della Vigor che sta rispondendo colpo su colpo. Ancora Marano tiene palla, Marano adesso a due davanti, ultimo tocco è Amaranto, quindi rimessa laterale per la Vigor Lamezia. Vigor che insiste dal lato sinistro, ancora Marano, perde palla, prova a far salvo il pallone ma non ci riesce Matellicani. Altra rimessa laterale, pubblico di Lamezia è arrivato circa 30 unità. Come di consueto tribuna locrese gremita, 21 minuti 0-0, ancora Vigor con Virricchio, poi Lepre in avanti, l'intervento risolutivo è di Torcasio, stavolta batte e ribatti e altra punizione a favore dell'Ocri. Libri la puntata in avanti per Gervasi, lascia passare il pallone a Gervasi, poi prova a rientrare ma non riesce a saltare l'uomo, quindi rimessa laterale per il Locri. Insiste il Locri dal lato sinistro, Libri ancora, Libri ha scambiato con Pasqualino, Libri poi è cross verso il centro, c'è una spinta vistosa quella di Matellicani, era Barberi che ha commesso a sua volta fallo, quindi calcio di punizione per la squadra lametina.
Mercury. Lancio in avanti, attenzione alla Vigor, lato sinistro sempre quello, l'attacco dove in qualche modo riesce un po' a sfondare, parte un cross verso il centro, c'è attento l'Occisano a far su il pallone. Pasqualino, Libri perde palla, poi prova a riconquistarla, non ci riesce, ci riesce invece Pasqualino. Viscomi poi prova a mettere ordine, consegna il pallone a Matellicani, si deve far vedere un po' di più il giovane locrese. Libri, in ritardo su Libri, anche qui ci poteva stare il giallo, gamba tesa, gioco pericoloso, non l'ha punito il direttore di gara, ma a mio avviso il giallo ci poteva stare. Oliveri sul pallone, lì vicino c'è anche Viscomi, invece sceglie l'altra soluzione, quella su Lepre. Lepre tiene palla prima di allargare ancora una volta il gioco su Barberi, che ha visto pochi palloni da quella parte. Viscomi ancora, giro palla dell'Ocri, Oliveri, poi ancora Libri, ancora Matellicani che si addormenta clamorosamente sul pallone. Il pallone gli viene soffiato, poi commette anche fallo e lascia correre il direttore di gara Russo, allarga il gioco, poi ancora Ottonello, pagliato a Commisso, ancora all'indietro, e la messa a terme con ordine, poi spedisce in avanti, pallone nella terra di nessuno, lì il pallone finisce fuori, allora la rimessa laterale è per il Locri. Libri, l'aggancio di Libri all'indietro, poi il pallone per Benci, se ne libera Benci senza guardare, ancora Vigor, meglio la Vigor in quest'ultimo periodo, pallone toccato per un attimo soltanto da Viscomi, davvero non una bella gara, tatticismo esasperato, Barberi perde un altro pallone, ancora un fallo stavolta, fallo, no, si prosegue, a me sembrava fallo. Iervasi allarga il gioco, stavolta è Matellicani al destra, parte un cross con troppa fretta a mio avviso, poteva tentare un passaggio, un'imbeccata migliore o tenere palla addirittura, poi Oliveri prova a tenerla dentro, Pasqualino ci riesce, no, il pallone è uscito, rimessa laterale per la Vigor Lamezia, decisamente non è una bella partita qui al comunale di Locri. 26 minuti, non un tiro in porta, 0-0. Oliveri ancora, Oliveri che ha giocato un buon numero di palloni, poi calcio di punizione per la Vigor Lamezia, posizione abbastanza invitante per un buon sinistro da lì. C'è sul pallone Ottonello, Ottonello potrebbe impattare col sinistro, barriera a 4 predisposta dall'Occisano, tuttavia dalla rincorsa breve potrà optare per un cross, infatti è così. Sotto porta, attenzione il pasticcio di Locisano, poi riesce a riprendersi il pallone. 1'uscita non certo sicura dell'estremo difensore locrese. Libri, Benci, Lepre, Barberi, puntata in avanti, Papaleo non la prende nemmeno stavolta, allora Libri riesce a metterla giù, Libri studia il piazzamento, poi consegna a Papaleo, Papaleo circondato da avversari perde il pallone, attenzione alle gambe troppo alte, rischio di commettere fallo, 2 contro 2, attenzione alla Vigor Lamezia,
Vigor che prova ad entrare dal lato sinistro come sempre, poi si accentra, pallone verso il centro, parte il tiro, posizione invitante, è stato Russo a colpire, pallone alto, ma prima vera azione da gol della partita. Loccisano su Oliveri che è costretto a calciare in avanti, scelta tattica non certo felice questa. Torcasio in avanti, Locri in affanno in questo periodo, 28-29 minuti adesso, 0-0, Benci senza guardare al sottile spedisce il pallone in avanti, ottiene un buon fallo laterale in zona d'attacco, già battuto Libri allora, poi Viscomi, la puntata verso il centro, pallone che non raggiunge Gervasi, poi ancora Benci in avanti, Gervasi in posizione irregolare, nettamente al di là della linea difensiva, allora calcio di punizione per la Vigor Lamezia, se la prende comoda Mercuri, ovviamente non ha interesse a spingere la Vigor, tuttavia sta giocando la partita a viso aperto qui a Locri. Loccisano di piede, poi Gervasi non riesce a prendere il pallone, ancora Vigor, meglio la Vigor in questo frangente del primo tempo, agganciato da dietro, poi il calciatore Lametino finisce a terra, era il numero 7 Crucitti, parte il lancio verso il centro, attenzione al pasticcio, ancora era Oliveri che aveva accomodato praticamente il pallone pronto per l'avversario, meno male che c'era lì Pasqualino, poi Libri, tiene palla Libri, si accentra, non riescono a fermarlo, poi gioco che passa da Gervasi, Gervasi stop a seguire, ancora Barberi a destra, parte il cross, ancora una volta impreciso, non ha indovinato un pallone il ragazzo, terzo cross sbagliato, sbagliato nella misura, non nelle intenzioni, perché ci stava il cross al centro a mezz'ora di gioco, valicata, persiste 1-0-0, Russo intanto per la Vigor, poi Ottonello, c'è Viricchio sul pallone, poi Oliveri, ancora Oliveri, pallone in avanti, Papaleo prova a far solo il pallone, non ci riesce, alla meglio la difesa ospite e quindi gioco che riprende ma interrotto a dire il vero, parte il lancio di destro, è in posizione di offside stavolta Torcasio, tiro di punizione per il Locri, Matelli Cani ha toccato in avanti, Gervasi non poteva arrivarci, poi stavolta si addormenta, non c'era fallo stavolta assolutamente, a mio avviso il fallo non ci stava, tiro di posizione per la Vigor, gioco che riprende ma altra rimessa laterale, Barberi sul pallone, Oliveri, Viscomi, ancora Oliveri, poi Libri,
il lancio di libri per Papaleo, non trova però Gervasi, era già in area di rigore invece Barberi. Vigor che può provare la ripartenza, ma è sempre in inferiorità numerica quando prova queste puntate. C'è Viscomi stavolta che riesce a prendersi il pallone e lo fa in modo eccellente. Poi Lepre, ancora un pallone perso da Barberi. Vigor che insiste, ancora in area di rigore, il cross che non raggiunge il compagno di squadra. Allora il Locri che può impostare per una nuova azione. Libri, ma troppa lentezza nel disfarsi del pallone. Rimessa laterale per il Locri già effettuata. Lepre, poi Viscomi, Papaleo. Toccato Matellicani da dietro. Calcio di punizione per il Locri. Locri che aveva guadagnato qualche metro, il direttore di gara ha mandato all'indietro di qualche metro il pallone. Allora Viscomi insieme a Libri vicino al pallone, si allontana Libri, sarà Viscomi ad impattare col destro, parte il cross per Benci che indirizza direttamente in porta. Davvero velleitaria la conclusione di Benci. 35 minuti 0-0. Oliveri, poi Libri, altra rimessa laterale. Oliveri ancora che ha ricevuto da Benci. Papaleo a rincorrere il pallone, poi si libera del peso di quest'ultimo, proprio Bertini che spedisce il pallone al lato. Rimessa laterale già effettuata, Pasqualino all'indietro, trova Libri. Libri insiste ancora su quel lato, adesso però avrà due di fronte, dovrà vedere come uscire, ci prova col dribbling. Ancora Papaleo in area di rigore, pallone che rimane lì, poi Viscomi riesce ad agganciarlo, apre dall'altra parte per Lepre, altro lancio di testa Gervasi, c'è fuori gioco, posizione di offside fischiata dal direttore di gara. Vigor che si ripropone in avanti, c'è Marano. Faro laterale per il Locri già effettuato. Viscomi, poi Matellicani, ancora all'indietro Viscomi. Lepre si fa trovare a destra, pronto. Libri perde il pallone, Vigor che può ripartire, viene fermato, calcio di punizione, toccato, spostato nettamente, quindi tiro di punizione giusto assegnato alla Vigor. 37 minuti 0-0, è accaduto davvero poco in questo primo tempo. Lancio in avanti fermato, ancora prova ad uscire Benci, non ci riesce, fermato a sua volta, parte un altro cross, era all'indirizzo di Torcasio, pallone che non lo raggiunge per l'intervento
risolutore stavolta di Pasqualino, poi Oliveri consegna il pallone a Benci, impatta lungo Benci ma non c'è nessuno dei suoi lì, Vigor che ricaccia la minaccia in avanti, poi ancora Oliveri di testa, Matelli Cani non riesce a far solo il pallone, Lepre di testa ancora, gioco che si mantiene a centrocampo, nessun pericolo per le porte fino al momento, Barberi e poi Viscomi, Libri ancora, puntata per Papaleo, Papaleo potrebbe aprire, poi ci ripensa, trova Viscomi, libero Viscomi, prova il tripling, non riesce ad entrare tra le maglie dei calciatori della Vigor Lamezia e quindi pallone perso. Davvero non è una gran bella partita, tutt'altro. Squadre che non si sono espresse come avrebbero dovuto. Mercuri. Viscomi di testa, non riesce a prendere il pallone, poi Russo all'indietro, ancora Vigor. Stavolta il pallone corre per la via sinistra, il pallone che non esce, poi ci pensa Lepre a riprendere il pallone, viene consegnato poi a Libri. Locri che non riparte, vedete, non ha la forza. Ancora Oliveri, poi Gervasi, Oliveri ancora. Lancio verso il centro, Viscomi, Libri, l'asse di centrocampo composto nella sua totalità insieme a Matelli Cani, poi Papaleo impatta col destro, pallone che si perde al lato. Insiste Locri, Libri, Barberi, ecco finalmente riesco ad avere il collegamento, 41 minuti 0-0, ma non è accaduto nulla qui al comunale di Locri, non è una bella partita decisamente, anzi tutt'altro, errori da una parte e dall'altra, le squadre si sono affrontate con gran timore probabilmente della posta in palio assolutamente preziosa per il Locri, decisamente meno per la Vigor Lamezia. Si continua a insistere con i lanci che non producono altro, nessun tiro in porta da parte dell'Ocri, anzi uno solo a dire il vero, e uno anche quello all'indirizzo della porta locrese, quindi davvero una partita che a me non è piaciuta assolutamente. L'Ocri ancora con Benci, gioco allargato per Oliveri, poi Libri, non ha velocità la squadra locrese, poi è stato Viscomi, pallone già perso. Allora prova il break la Vigor con un lancio in avanti, trattenute sia per Lepre che per Russo, viene punito Lepre, quindi calcio di punizione per la Vigor Lamezia che può gestire questo pallone in attacco, 42 minuti, reti inviolate, 0-0 qui al comunale di Locri, tiro di punizione che sta per essere battuto, siamo a tre quarti del campo locrese. Attendiamo che venga battuto questo tiro di punizione, in avanti la respinta che arriva puntuale, quella di Lepre. La Vigor che insiste in questo frangente, altro cross in avanti, poi alla meglio la difesa dell'Ocri, Gervasi,
poi fallo di Ervasi che ha scalciato da tergo il calciatore avversario. Altro fallo inutile, ammonizione conseguente. L'attacco logrese è già macchiato del giallo, sia Libri che Gervasi. Tiro di punizione per la squadra ospite. Punizione che sta per essere battuta, parte il lancio verso il centro, la testa della difesa locrese che ha la meglio, Vigor che riconquista il pallone, altro pallone allargato verso destra, poi riperso, vedete batti e ribatti da una parte e dall'altra, non si riesce a imbastire azioni vere di gioco, poi Pasqualino che prova ad andare via a sinistra viene fermato, all'indietro poi si rifugia Torcasio, Mercuri. Ancora Torcasio che ha già guadagnato quasi metà campo, pallone al lato, rimessa laterale per il Locri già effettuata, Libri forse subisce fallo, infatti è così, finalmente fischia il direttore di gara, nervosismo in campo. Lepre dall'altra parte, lancio in avanti di tacco, Matelli Cani ha il problema di girarsi adesso, allora torna su Viscomi, poi Libri, Locri che non guadagna metri, Lepre, altro lancio nella terra di nessuno perché è finita senza recupero, 0-0 qui al comunale di Locri. Torneremo dopo per i secondi 45 minuti, a dopo. Secondi 45 minuti di gioco che stanno per cominciare, reti inviolate, ricordo il primo tempo assolutamente incolore da ambo le parti, non è stata una bella gara, 0-0 dunque, tutto pronto qui al comunale di Locri per i secondi 45 minuti, risultato che dovrebbe invogliare di più il Locri nel tentativo di riprendere la strada, da togliersi via dalla zona pericolosa. Pronto per il fischio d'inizio, sta per darlo il signor Costa di Catanzaro. Ricordo due tiri in porta in tutta la partita. È partito intanto il secondo tempo, non ci sono cambi in ambo le squadre. Vedremo se cambierà qualcosa in questo secondo tempo. L'attacco locrese è macchiato anche dai due gialli, quello combinato a Gervasi e anche a Papaleo. Entrambi per falli da tergo a gioco lontano praticamente. Intanto Benci di testa ricaccia la minaccia in avanti, Libri si impadronisce del pallone, trattenuto vistosamente Libri, Papaleo non riesce a prendere il pallone, si lamenta giustamente Libri per il fallo subito, non è stato punito dal direttore di gara, quindi rimessa laterale già effettuata, Vigor che prova a affacciarsi in avanti, imprecisa però, rimessa adesso per il Locri, va Pasqualino per l'esecuzione del fondamentale, Pasqualino sul lato sinistro messo come esterno basso per, anzi alto, spesso alto per la squadra di Ferraro. Lepre all'indietro, trova Benci, stesso schema del primo tempo, senza spazi, errore poi di Libri macroscopico, evanescente anche la sua prova, attenzione alla ripartenza, Vigor pericolosamente verso l'aria, l'impatto, il tiro e poi c'è la deviazione di Mercuri, è andata decisamente bene a Locri, prima vera occasione da gol e capita alla Mezza Terme al primo minuto e 30 secondi del secondo tempo.
Vigor più pimpante in questo, secondo, questo inizio di secondo tempo. Angolo dunque per la squadra lametina. Tutto il Locri a difendere, tiene solo due alti, parte l'angolo, Iervasi di testa, ricaccia la minaccia in avanti, poi Pasqualino alleggerisce per il numero 4 Viscomi, errore poi di Viscomi, rischia di perdere il pallone in una zona pericolosa, poi Benci, Benci lancio in avanti a favore di Papaleo, potrebbe involarsi Papaleo, ma adesso ha due davanti, Papaleo tiene palla nel tentativo di saltarli, ecco Papaleo. Arriva la sovrapposizione, fa liberare il pallone per Libri, altro lancio stavolta, posizione buona, non c'è assolutamente fuori gioco, non c'era fuori gioco a mio avviso, ad ogni modo ha fischiato anche stavolta il direttore di gara. Tiro di punizione per la squadra lametina già effettuato. Lancio poi in avanti. Ancora Vigor che insiste, alla meglio stavolta la fase difensiva il Locri. Iervasi prova a farsi largo fisicamente, ma ci rimette sul fisico quello di Bertini, nettamente più alto. È dura scansarlo, poi Libri tiene palla, puntata in avanti, Papaleo, Papaleo tiene palla, Papaleo attente, la salita dei suoi, poi Barberi, altro errore. Errore nel controllo. Decisamente male la prova anche nel primo tempo del calciatore, davvero l'evanescenza di Barberi e anche quella di Matellicani hanno fatto sì che il Locri mancasse di spinta, specie a destra. Ecco la rimessa laterale che sta per essere battuta, solo in questo altro errore, consegnato praticamente il pallone a Mercuri che può ribatterlo già in avanti, 3 contro 1 e il peso dell'attacco della Vigor tutto sul Russo. Errore poi di Oliveri, altro break lametino, parte un tiro, la deviazione stavolta è quella di Olivero, Olivieri, perdon, Olivieri, pallone finisce fuori, rimessa laterale per la Vigor Lamezia, va in aiuto lì Ottonello, altra puntata verso l'aria e poi il pallone finisce poi per commettere fallo il calciatore locrese. Calcio di punizione per il Locri. E siamo al quarto di gara, poco fa al primo minuto il Locri ha rischiato grosso, un tiro è andato ad accarezzare praticamente il palo su deviazione dell'estremo difensore, non è cambiato nulla, tuttavia 5 minuti di questa gara, primo tempo scialbo, secondo tempo promette un po' meglio, le puntate in avanti affolate, quelle della Vigor più ordinata rispetto all'Ocre che ha mostrato tutti i suoi limiti, specie nell'asse centrale, oggi un Libri non in palla, almeno nella prima parte, così come l'asse di destra formato da Barberi e Matellicani, evanescenti entrambi, non sono riusciti a dare spinta alla squadra locrese. Calcio di punizione intanto per il Locri, ma solo in fase difensiva, non accade praticamente nulla, Viscomi, il passaggio poi per Oliveri, Oliveri avanza, palla al piede, non sa chi dare il pallone, allora prova il lancio in avanti per Iervasi che finalmente riesce a vedere un pallone ed imbeccare Papaleo che a sua volta lo perde anche in maniera ingenua, fallo laterale per il Locri, va Barberi sul pallone, ecco il pallone consegnato all'indietro per Lepre, Lepre ancora per Barberi. Non riesce a guadagnare metri, altra ingenuità di Barberi, non ha combinato praticamente nulla, nemmeno nel primo tempo, l'abbiamo visto in grande difficoltà, l'ultimo tocco però era nero-verde, quindi rimessa laterale già effettuata dalla squadra lametina, attenzione, 2 contro 1, la Vigor pericolosamente vicino alla rigore, trattenuta e non vista stavolta dal direttore di gara, si lamenta a mio avviso in maniera giusta Russo. Poi la ripartenza locrese con Viscomi, in becca Matellicani, ancora una volta anticipato, poi saltato di netto Barberi, l'ultimo tocco è suo, non esce il pallone, si continua,
Marano, Marano per la Vigor, in aria di rigore Marano, Marano all'indietro, Vigor pericolosamente in aria, parte un tiro largamente al lato, azione praticamente ferma adesso. Locri in grande difficoltà in questo secondo tempo, la Vigor ha avuto anche stavolta la palla buona per arrivare a rete, lamentele soprattutto su Matellicani, reo di non riuscito, essere riuscito a prendersi un pallone davvero facile, così come è accaduto per Barber in precedenza. Gioco che riprende, Viscomi prova a dettare i tempi adesso sull'asse centrale, Viscomi porta palla, poi Gervasi stavolta pronto, Libri, Libri che arriva in supporto, avanza Libri, Libri studia il piazzamento dei compagni, poi indirizza in avanti, il pallone deviato, ancora Locri, Viscomi, Viscomi trattenuto vistosamente, non fischia il direttore di gara, allarga ancora su Libri che si è spostato già a sinistra, va alla sovrapposizione Pasqualino, ignorato, Libri impatta, tiro al lato di un poco, l'unica, la vera azione del Locri, questa del secondo tempo, andiamo a notare, ottavo minuto del secondo tempo, è stato Libri a impattare di destro, pallone che si è perso al lato, ma almeno stavolta ci ha provato, Mercuri sul pallone per la rimessa dal fondo. Benci per il Locri. Loccisano con i piedi, il vento che aumenta un po' la corsa del pallone, Locri che prova a spingere con Papaleo, Papaleo all'indietro trova Libri, Libri tiene palla, poi palla uno contro uno, Libri, Libri si accentra, poi allarga il gioco per Barberi, anche parte un cross di Barberi, stavolta è buono, Gervasi di testa, impreciso, pallone alto, seconda opportunità per il Locri nel giro di pochi secondi. Gioco che riprende, pallone in avanti, ancora Viscomi, Papaleo, Barberi, buono lo stop a seguire di Barberi, poi prova a saltare due avversari ad entrare in aria, pallone troppo lungo, perso già da Barberi, poi Lepri in avanti, ancora Barberi a prolungare di testa, errore o quasi errore per la difesa della Vigor, va giù senza fallo, poi Papaleo trattenuto, cercaggio di posizione, ci stava anche il giallo non mostrato stavolta, il giallo ci stava, ha ragione il pubblico locrese a lamentarsi e si è visto finalmente il giallo, giallo per il numero 9, però giallo per Russo per proteste probabilmente. Tiro di punizione per il Locri, controvento peraltro. C'è sul pallone anche Oliveri, potrebbe impattare quest'ultimo sul passaggio di Libri. Olibri opterà per il tiro in porta, staremo a vedere. Libri, prova Libri, tiro decisamente alto. Vigor riprende l'impatto in avanti, poi ancora pallone che a campanile, fallo commesso da Matellicani. Lancio dall'altra parte precisissimo, davvero un buon lancio, parte il cross, c'è Lepre che impatta con il sinistro, prova Pasqualino ad aggiustare il pallone però non può raggiungerlo, pallone che si è perso al lato, rimessa laterale per la squadra ospite, va la Vigor
ecco, pallone commisso, restituisce il pallone al compagno di squadra, poi ultimo tocco Amaranto, si riprende con il calcio di punizione e la rimessa laterale per la squadra lametina. Libri poi riesce a soffiare il pallone ai calciatori della Vigor, lo riperde, allora innesca ancora l'attacco della Vigor Lamezia, c'è sul pallone Marano non sa chi darlo, se ne libera cedendolo a Guttà, ancora Vigor però, Locri che non riesce a riprendersi il pallone. Ultimo tocco di Pasqualino, quindi rimessa laterale a favore della squadra ospite che insiste su quel lato destro, non ci sono cambi ancora chiamati dai due allenatori, 1-0-0 che va di lusso la Vigor, accontenta un po' meno la squadra locrese. Viscomi intanto, Papaleo salta due uomini, attenzione alla ripartenza del Locri, poi trattenuto vistosamente Matellicani, ci poteva stare un altro giallo stavolta, non fischia nemmeno stavolta il direttore di gara, cioè fischia ma non dà il giallo. Libri ancora, Libri tiene palla, poi Papaleo, Libri per il passaggio ritorno sugli Ervasi, al limite dell'area Locri più pungente in questo secondo tempo, Lamezia che prova a spingere adesso in contropiede, pallone guadagnato da Benci per Oliveri, applauso del pubblico locrese che vorrebbe questa vittoria, poi Viscomi, Libri ancora, Papaleo si è liberato a sinistra, vedete Pasqualino c'è completamente libero, Gervasi non riesce ad impattare sotto misura, Barberi si è divorato un gol praticamente fatto, traversa clamorosa, Barberi davvero partita storta la sua, Libri ancora, occasionissima Locri, poi Gervasi c'è fuori gioco, c'era poi il suo di offside, e invece no, è gol, attenzione, mani sull'arbitro, rissa paurosa, guardialigne che ha alzato la bandierina, staremo a vedere cosa decide il direttore di gara, andiamo a vedere, un nuvolo di avversari, rissa furibonda, non riusciamo a vedere nulla però, vi raccontiamo tutto in radio cronaca. Attenzione perché davvero gioco interrotto, abbiamo visto le mani di qualche lametino sul direttore di gara, ancora si continua a spingere, attenzione, non bisogna rovinare questa partita, il portiere ospite, vediamo qualche rosso che ha dato il gol, è gol. Non riusciamo a vedere nulla purtroppo, abbiamo provato a raccontarvi tutto così come è accaduto. Ancora il direttore di gara è lì che sta discutendo. Gol che probabilmente è stato assegnato. Si continua a discutere. Guardalinie che non abbiamo visto, si è alzato la bandierina. Gioco che non riprende, fermo ormai da diversi minuti. Vediamo se riusciamo a capire cosa sta accadendo. Ti sposti per favore? Ti sposti per favore? Gervasi è lì, si discute, il Locri è tutto nella sua metà campo, quindi il gol è stato assegnato. Vigor che non si schioda da quel lato del campo, sul guardialigne. Vediamo se c'è stato qualche provvedimento, intanto continua a discutere.
Locri 1, dico la Mezzia 0. Gervasi! E allora si continua a discutere. Direttore di gara troppo molle, a mio avviso poteva mostrare qualche rosso in più. Gol assegnato, ma abbiamo visto le mani di qualche calciatore. La metino sull'arbitro e non ha mostrato nessun cartellino. Ecco qui il rosso, ecco il rosso, ecco il rosso che finalmente si va a vedere. Va fuori il numero, è accaduto di tutto, numero 5 ospite è stato Bertini, espulso per la squadra ospite. Cambia tutto dunque, è successo di tutto qui a Locri. Gol del Locri, Gervasi in sospetta posizione di fuorigioco a giudizio dei Lamettini, poi proteste veementi e mani che sono arrivate sul corpo del direttore di gara. Espulsione dunque per Bertini, non so se sia espulsione di gara o espulsione per proteste. Ad ogni modo Costa, dopo un conciliabolo con il guardialine, ha decretato l'espulsione. Gioco fermo da ormai 6-7 minuti qui a Locri. Animi che si sono riscaldati e si è visto anche. Ma che corso fai? Ma che fai? Tutto della telecamera bis. Attenzione perché adesso non so se il gioco è ripreso. Provo a riassumervi cosa è successo. Posizione sospetta di fuorigioco per Gervasi, questo a giudizio della Metini, anche perché il guardaligne sembra aver sbandierato prima. Noi non so se la nostra telecamera è riuscita ad inquadrare e non siamo in grado di capire se c'era il fuorigioco. Ad ogni modo proteste veementi contro il direttore di gara, una sorta di mucchio, una sorta di rissa che è durata circa un paio di minuti. Dopodiché il tutto si sposta davanti al guardialinee. Gol convalidato dal direttore di gara e conseguente espulsione decretata per, andiamo a vedere, a spulciare chi è stato espulso, mi pare Bertini, numero 5. Bertini non è più dell'incontro, in quanto o deve aver colpito qualcuno in campo, anche perché si è visto chiaramente le mani contro il direttore di gara, non con un colpo, un pugno, ma decisamente una spinta. E in quel punto noi non abbiamo l'ausilio del rallenti, ma ad ogni modo immagini che vi possiamo consegnare per tutti in campo di domani per capire quanto è accaduto. Sta di fatto alla Mezzia in 10 sotto di un gol e Locri in vantaggio immeritatamente, perché poco prima Barberi aveva colpito la traversa da sotto davanti alla porta, praticamente a porta spalancata, divorato sul gol fatto. Poco prima altra occasione per Gervasi. Adesso c'è un calcio di punizione in posizione pericolosa per la Vigor Lamezia al limite dell'area, e attenzione perché è davanti alla lunetta che delimita l'area e da lì si può impattare direttamente, perché il direttore di gara non ha alzato decisamente il braccio. Ricordiamo Costa di Catanzaro, probabilmente si poteva optare per una designazione diversa visto la squadra che proviene dall'Interland catanzarese, ovvero la Vigor Lamezia. Ad ogni modo al momento la decisione favorisce il Locri, perché insomma se c'era un dubbio l'ha fugato poi il guardialinee e il direttore di gara, l'hanno fugato entrambi perché ha segnato il gol. Punizione, aspettiamo che venga battuta dalla Vigor, barriera a 4 per il 5 adesso per il Locri, chiamata da Loccisano. 2 sul pallone, esecuzione che potrà essere fatta col sinistro.
perché è spostata leggermente sulla destra. Nuvola di avversari e di compagni di squadra davanti al pallone, alla distanza predisposta dal direttore di gara, con questa barriera che è diventata praticamente quasi a 10 uomini per non far vedere il pallone. Parte il tiro e pallone al lato di pochissimo. Il pubblico è rimasto, religioso silenzio in tribuna, sospiro di sollievo per il Locri che mantiene al momento il vantaggio. 22 minuti, Locri 1, Lamezia, Vigor Lamezia 0. C'è un cambio intanto, entra il numero 17 Mosciaro, andiamo a vedere chi esce, uscirà, ecco che viene perfezionato il cambio, andiamo a vedere la numerazione, numero 10, non ci sarà più Marano, vi ricordo che la Vigor gioca in 9, in 10 contro 11, tanto si deve riprendere il gioco, c'è Loccisano sul pallone, pronto ad indirizzare in avanti. Virricchio in avanti, si lotta ancora Libri, adesso il Locri con l'uomo in più può dar più spinta e più vigore all'attacco. Pasqualino, poi il palleggio locrese, ancora Viscomi, puntata in avanti sbagliata. Rimessa laterale per la squadra ospite di testa Oliveri, ma praticamente innesca l'avversario direttamente nel rigore, tiene palla ancora, trattenuto forse il pallone che gli viene soffiato, ripartenza a sua volta locrese, di piede ci pensa Mercuri a mandare il pallone in avanti, Benci di testa, ancora una volta anticipato Matellicani, palleggio Lametino, c'è Torcasio sul pallone, Torcasio prova ad andare l'uno contro uno, c'è Barberi di fronte, stavolta Barberi non lo fa passare, bene l'azione difensiva di Barberi, quindi rimessa laterale per la Vigor Lamezia. Parte intanto il lancio verso il centro, Iervasi si aiuta con le mani, infatti viene punito, deve stare attento a Iervasi perché è stato già ammonito. Calcio di punizione per la Vigor, già battuto, allora è Papaleo che prova ad tenere il pallone in gioco, non ci riesce, pallone che finisce fuori, rimessa laterale per la Vigor. A terra un calciatore locrese, quindi calcio di punizione per il Locri. Era Pasqualino che è finito a terra. Parte il lancio in avanti, Papaleo arriva, non va al raddoppio, quindi l'avversario non poi ancora errore di Pasqualino, Libri riesce a prendersi il pallone, Libri poi lo tiene lì, puntata in avanti, anche stavolta però sbagliata, palleggio in difesa della squadra lametina, Villella ricaccia la minaccia in avanti, poi spinte e controspinte tra Oliveri e il roccioso Russo. Locri che può ripartire, allora Iervasi indietro per Papaleo, la puntata e la parata, però parata di Mercuri, applausi del pubblico di Locri che ha sostenuto dal primo minuto la squadra. Locri che vuole assolutamente questa vittoria.
Oliveri. Quello che ti ha espulso completamente. Ancora è Mercuri. Viscomi, poi Libri. Pasqualino non riesce a tenerla però. Locri che potrebbe chiudere la gara. Pasqualino a terra, vittima probabilmente di crampi o un problema muscolare. C'è un cambio, altro cambio tra le file lametine. Entra il numero 14, andiamo a vedere chi esce. È uscito il numero 4, quindi non ci sarà più Ottonello. Al suo posto c'è Gigliotti. Risponde anche il Locri. Entra il numero 17, Episcopo. Esce proprio Pasqualino, probabilmente problema muscolare per Pasqualino. Si riprende con la rimessa laterale dopo i cambi eseguiti da una parte e dall'altra. Va Mercuri. Benci di testa. Pallone che esce, rimessa laterale per il Locri. Libri toccato da dietro, messo giù. Altro calcio di punizione sempre per il Locri. Battuto il tiro di punizione. Libri. Ecco il nuovo entrato, la puntata in avanti, errore però. Rimessa laterale per la Vigor, pallone già perso, no, riconquistato, poi altra puntata in avanti, adesso la Vigor soffre davvero, l'uomo in meno. All'indietro trova Villricchio che appoggia poi su Mercuri, rilancio in avanti. Errore di Matellicani, anzi fallo commesso. Quindi calcio di punizione per la Vigor Lamezia. Trenta minuti e mezz'ora di questo secondo tempo. Giallo anche per il portiere Mercuri. Proteste veementi anche durante quella sorta di rissa, si era distinto in ciò e non era stato ammonito. Eventualmente, evidentemente il direttore di gara aveva annotato il comportamento e non l'ha dimenticato. Alla prima altra protesta l'ha fatto venire sul taccuino, quindi giallo combinato al direttore di gara. Si continua a discutere tra calciatore lametino e direttore di gara. Calcio di punizione intanto che sta per essere battuto. Parte il tiro di punizione verso l'area, forse di mano, poi ancora di mano, poi non fischia ancora il direttore di gara in area di rigore, praticamente minaccia che arriva poi sempre dallo stesso punto, dal centro,
Libri, la puntata in avanti, Libri velocissimo, palla al piede, poi prova a saltare l'avversario, non passa il pallone, Libri adesso trova libero Viscomi, poi ecco Matellicani, allarga il gioco per Lepre, Barberi, altro errore di Barberi, pallone restituito praticamente alla Vigor, di piede il portiere, Mercuri, poi ecco Crucitti, allarga il gioco dall'altra parte. Tutto facile per l'Occisano che si riprende il pallone. Lo appoggia poi al compagno di squadra. Libri ancora. Insiste Locri. Trattenuto Libri, va via l'avversario, stavolta posizione buona, Papaleo perde l'attimo giusto, poi ci mette il piede Gervasi, Papaleo ancora su Gervasi che prova a deludere l'avversario da, arrivando da dietro le spalle, non riesce a riprendersi il pallone, ancora Locri che insiste, azione tambureggiante, Papaleo all'indietro, Libri prova ad allargare il gioco, Libri su Barberi di testa, non può fare altro che spizzicare solamente il pallone. Fallo laterale per la squadra ospite. Barberi. Poi Crucitti. Attenzione alla Vigor. C'è fuori gioco. Fuori gioco. È ferito al di là della linea. Mosciaro o Mosciaro come preferite. Altro problema stavolta per Benci. Sembra essere un problema muscolare per Benci. Attenzione perché potrebbe arrivare un altro cambio per il Locri. Tanto i calciatori approfittano per rifocillarsi e per prendere anche qualche disposizione per di Ferraro, quelli del Locri. Si rialza Benci, deve guadagnare bordo campo però. Problema dietro la coscia ci pare per il calciatore locrese, ma non è Benci, credo sia Oliveri, infatti è così, è Oliveri, non è Benci, ma no, è Benci, è proprio Benci. Mercuri si riprende il pallone, torna Benci in campo, quindi ancora Locri con l'uomo in più. Rilancio di Mercuri, risultato sempre pericolosamente in bilico nonostante il vantaggio numerico in campo. C'è una rimessa laterale per la Vigor, zona d'attacco. La puntata, poi il cross in avanti, riesce a tenerlo in gioco il calciatore Lametino, poi appoggia il compagno di squadra, cross verso il centro, libera poi l'area di rigore, la difesa locrese, assalto della squadra Lametina nel tentativo di pervenire al pareggio, ma ricordiamo che Locri dispone di un uomo in più. Papaleo intanto, pallone all'indietro, Viscomi, Papaleo, Viscomi ancora un po' corto, poi riesce a darlo a Matellicani, appoggia su Barberi,
tiro abbastanza forte, mette in difficoltà Barberi. Ad ogni modo c'è il fallo anche di Barberi sul calciatore Lametino. Calcio di punizione per la Vigor. Rimessa in gioco per il Locri. Ancora Vigor, altro fallo. Lancio poi in avanti. Pallone catturato da Locesano, Locri sembra pago del minimo vantaggio. Altro pallone perso, allora Vigor che può tornare in possesso palla. Ancora Matellicani, stavolta il fallo lo subisce. Benci. Episcopo, poi Viscomi. Mercuri di piede. In avanti poi. Possesso palla Vigor in questo frangente, 39 minuti, Locri 1, Vigor 0, Mosciaro in avanti. Pallone riconquistato però da Locri con Papaleo, Papaleo tiene palla. Insiste in un dribbling Papaleo, mentre facendo un po' di giro palla con l'uomo in più, insomma, si può mettere in difficoltà la squadra. Gervasi, Gervasi può andare via, pallone all'indietro per il portiere che può uscire di piede. Mercuri riesce a saltare Gervasi. Ancora Mercuri. 40 minuti adesso, 5 alla fine più recupero. E credo possa essere anche corposo per tutto quel tempo che si è perso. Altro cambio, cambio tra le file locresi, entra Artuso. E c'è un cambio anche tra le file lametine probabilmente, staremo a vedere. No, sì, c'è un problema, ha un problema. No, no, c'è il cambio, cambio. Andiamo a vedere che è uscito, non siamo riusciti a vedere la numerazione purtroppo. Numero 16, entra Perri. Dovrebbe essere uscito il numero 11, Commisso. Artuso prende invece il posto di Papaleo per il Locri. Artuso al posto di Papaleo, può dunque riprendere. 41 minuti, risultato che arriva a Locri 1-0. Gervasi stavolta di testa non riesce a prenderla, allora è la Vigor che ci riprova. Benci esce però dall'azione difensiva in buon modo, poi il pallone gli viene sottratto, perso, e poi Oliveri
disimpegno errato perché finisce direttamente in faro laterale, rimessa laterale per la squadra lamentina che sta spingendo anche in 10 nel tentativo di pareggiare questa gara. Ultimo tocco è nero verde, quindi rimessa per il Locri, va Episcopo che si è ben comportato al posto di Pasqualino come esterno basso in quella zona del campo. Stavolta l'errore ancora di Viscomi, messa laterale per la Vico Lamezia, praticamente favore restituito, pallone che non esce, esce solo adesso, altra rimessa laterale. Si continua a giocare con la Vigor in avanti nel tentativo di pareggiare la gara. Parte il lancio a maniera sbilenca, quello di Villella, ma è un campanile, benci, poi c'è posizione di fuorigioco. Calcio di punizione per la squadra locrese, 42 minuti e 30 secondi più recupero, però dovrebbe essere abbastanza corposo quanto si è perso tutto quel tempo prima. È accaduto decisamente poco, adesso la Vigor sta provando a serrare un po' i tempi nonostante l'inferiorità numerica, però non ha mai impensierito la porta locrese, lottando in 10 contro 11. Non è stata una bellissima gara fino al momento, il Locri ha avuto quelle due fiammate, quella traversa colpita e poi l'episodio incriminato è quello del fuorigioco secondo i lamentini, dove è arrivato il gol di Gervasi e anche la conseguente poi espulsione qualche istante dopo per il numero 5 Bertini, che ha lasciato la sua squadra in 10. Locri che non è riuscito poi a legittimare il vantaggio, adesso c'è un calcio di punizione a favore della squadra lamentina, è entrato intanto il numero 14 Artuso, va a dare manforte al centrocampo locrese al posto di uscito Papaleo, quindi ritira una punta Ferraro nonostante la superiorità numerica, è andato a rinfoltire in qualche modo, infoltire meglio il centrocampo del Locri, Lamezia che insiste, però perde palla, ultimo minuto di gara sul recupero. Il direttore di gara insiste ancora. La Vigor in avanti, pallone che termina tra le braccia del portiere locrese. Altro errore, allora rimessa laterale per la Vigor Lamezia, va Crucitti, pallone che è uscito, quindi rimessa laterale, ancora Vigor che insiste, altro lancio verso il centro, è attento Loccisano a riprendersi il pallone, tempo scaduto. Saranno 5 minuti di recupero decretati dal direttore di gara. Poi altro fallo di Gervasi, secondo giallo e rosso. Adesso fallo inutile, colossale ingenuità di Gervasi. Restabilita la parità numerica, Gervasi ha commesso un'ingenuità colossale. Adesso ci saranno 4 minuti di sofferenza perché il primo minuto è andato via, volato, quello del recupero. Locri che poteva stare davvero, non dico vivere sugli allori, però un pochino di tranquillità, invece adesso si ritrova in parità numerica e a lottare per questi 3 punti. Ancora
Vigor in avanti, non sbandiera il guardalinea nonostante il fuorigioco. Artuso si prende il pallone, poi Libri messo giù, non fischia il direttore di gara, si prosegue ancora, altro fallo, e stavolta il giallo viene mostrato a Matellicani. Calcio di punizione per la Vigor Lamezia, 3 alla fine del recupero, secondo minutino che è andato via. Si continua a discutere, non riusciamo a capire di che cosa, perché il pubblico ce l'ha con Mercuri. Calcio di punizione per la Vigor, parte il cross verso l'aria, Benci di testa riesce ad arrampicarci, non era Benci ma era Oliveri. Locri che ricaccia il pallone in avanti, 2 minuti e mezzo alla fine di questa partita vitale per il Locri, 3 punti che lo riportano su. Libri è l'ultimo a toccare, si è immolato in questo tackle, 2 minuti alla fine. Crucitti poi per la Vigor Lamezia, parte il lancio di testa, Barberi più utile in fase difensiva, poi si lotta corpo a corpo ed è il fallo, fallo in attacco, fallo di Perri, consente a Locri di respirare. Si balla in tribuna, si canta per il risultato che sta maturando il Locri. Si è preso questi 3 punti, manca poco, 1 minuto ancora. Tutta la tribuna in piedi per festeggiare la squadra. Oliveri in avanti di testa, ancora Libri, diventato capitano dopo l'uscita di Gervasi. Libri tiene palla in mezzo a tanti avversari, Libri poi Matellicani, Libri ancora, pallone consegnato male, vedete Libri lotta dall'inizio fino alla fine, pallone in avanti, ultimo giro d'orologio del tempo di recupero che è rimasto, pallone che finisce al lato, rimessa laterale per il Locri, non ha fretta ovviamente Episcopo a riprendere il gioco, tempo che passa inesorabilmente. Ecco il fallo laterale battuto, Vigor in possesso palla, 30 secondi alla fine, si prosegue. Crucitti per la Vigor, non fischia ancora il direttore di gara, lancio in avanti, la testa di Benci, pallone in fallo laterale, 10 secondi adesso alla fine, si prosegue, si continua a giocare. Rimessa laterale che deve essere battuta, 1 minuto ancora supplementare, altro minuto di sofferenza per il Locri, quindi diventano 6 minuti di recupero. Non capiamo perché, perché alla fine non ci sono state sostituzioni. Pallone in area di rigore, attenzione, angolo per la Vigor, fino alla fine sofferenza, 30 secondi extra dati dal direttore di gara, angolo già battuto, parte il cross sotto misura, c'è fuori gioco e dovrebbe essere finita qui. Tempo scaduto. Pubblico che canta per questo 1-0 del Locri. 3 punti riportano più su dalla zona calda della classifica. È finita, finisce qui. Locri batte Vigor Lamezia 1-0. Ha segnato il gol decisivo Gervasi, con tante proteste, Gervasi che è poi stato espulso, quindi
proteste veementi anche a bordo campo, discussioni che continuano. Qualcuno della Vigore deve dire qualcosa al direttore di gara, attenzione perché ancora qualche spinta di troppo. Chiudiamo qui questa telecronaca e quindi ci ritroveremo domenica prossima per un altro incontro. È tutto per quanto riguarda Pino Carella e anche Cristian Badolato.